È molto probabile che già il nostro lontanissimo antenato, quando ancora viveva sugli alberi, guardando gli uccelli volteggiare nel cielo, sognasse di poter volare. Questa è la storia dei pionieri che hanno portato il volo umano fuori dal regno dei sogni e l'hanno reso possibile per tutti. Dalla leggendaria figura di Icaro, in tanti hanno cercato di costruire delle protesi che consentissero all'uomo di volare. Si trattava per lo più di rudimentali ali di tela e legno da indossare prima di un salto da un dirupo. Ma purtroppo gli esiti erano quasi sempre fatali. Bisogna attendere gli anni 30 del Novecento, con la nascita del paracadutismo, per vedere la comparsa dei cosiddetti Birdmen o uomini uccello. Sono infatti i pionieri Clemson e negli anni 50 l'italiano Salvatore Cannarozzo, che con le loro prime tute alate riuscivano a compiere qualche evoluzione stabilizzando a malapena la caduta. Negli anni 60, a seguito dell'altissima mortalità dei Birdman, venne proibito l'uso delle ali negli aviolanci, divieto che sarà revocato solo nel 1987. Il merito della messa a punto della prima autentica tuta alare va attribuito al paracadutista francese Patrick de Gaillardon e al suo team. La data ufficiale di nascita della tuta alare è il 31 ottobre 1997, quando, al cospetto di un gruppo di giornalisti italiani, Patrick de Gaillardon, dopo un salto dall'elicottero a 6.000 metri di quota, sfrecciò tra le guglie del versante francese del Monte Bianco. Oggi le tute alari consentono a questi atleti di volare a velocità orizzontali di circa 320 km all'ora. In ambito agonistico vengono svolti campionati in cui si gareggia per tre categorie: permanenza in aria, distanza percorsa e velocità, oltre alle gare di figure artistiche. Il 23 maggio 2012 lo stuntman britannico Gary Connery è diventato il primo uomo ad atterrare in tuta alare senza paracadute. Dopo un salto dall'elicottero a 730 metri di quota nei pressi di Henley-on-Thames e dopo aver raggiunto la velocità di 130 km all'ora, è atterrato incolume su una striscia di 18.000 scatole di cartone lunga 100 metri. Ora, a più di 20 anni dalla creazione della prima tuta alare moderna, diamo uno sguardo indietro per vedere come si è realizzato l'impossibile. Faremo questo viaggio in compagnia di Marco Milanese.